condizioni difficili, non mare grosso. Quindi sì, è importante anche avere un piano B, forse avere un'alternativa a una giornata nel mondo del mare. Su questo si può anche immaginare qualcosa da proporre ai nostri legislatori. Ora ho il piacere di chiamare Dallo Chris Crumford, che rappresenta qui il GAP, il flag della Cornovaglia, che ci ha ospitato soprattutto nel mese di giugno con una delegazione di nostri operatori. Lo scambio è stato molto proficuo e Chris adesso interverrà riportando l'esperienza del loro lavoro. Very nice to host Gianna and Daddy. It's great to come back. That's very impressive. So I want to talk about the setup of our flag. And then I'll talk a bit about the abbiamo 53 diverse specie di pesce, che è l'equivalente circa di 22 milioni di libbra. Quindi siamo nel sud-est dell'Inghilterra e abbiamo 300 miglia di costa. Molto buone. Abbiamo circa 50 prodotti intorno alla costa, molte delle quali sono piuttosto isolate, quindi di accesso limitato. In media forse circa 20 attrazioni, alcuni ne hanno addirittura anche solo due. Il porto maggiore e più grande è almeno circa 100, con l'impiego di navi o imbarcazioni che sono per sessione, e grandi imbarcazioni che fanno la flag locale è nata nel marzo del 2012, quindi 3 anni e mezzo siamo, e abbiamo 20 membri locali. È un settore privato pubblico di circa 15%. Questi sono i nostri obiettivi principali. Quindi il primo innanzitutto è quello dello sviluppo di mercati nuovi sostenibili, infrastrutture intorno ai porti, perché molte dei porti che abbiamo hanno un accesso scarso. Le strutture che ci sono, le infrastrutture che ci sono molto vecchie. Abbiamo anche l'obiettivo di fare anche rette, quindi scambi, condivisioni,
formazione per cercare di coinvolgere i giovani nelle nostre attività. E anche turismo sulle aree costiere, che è dove appunto entra in funzione il discorso di questo turismo. Il gruppo è fatto di associazioni di prestatori, gestori di porti, rappresentanti di turismo, amministratori locali, e ci incontriamo una volta al mese per cercare di sviluppare progetti. Quindi il progresso fino ad oggi, abbiamo speso 1,5 milioni di sterline e abbiamo provato circa 70 progetti diversi. Questa è la mappatura, appunto. Era un po' piccola, però possiamo dopo, a chi è interessato, condividiamo queste slide per vedere quindi passando a parlare del piastaturismo. Abbiamo una popolazione di 500.000 persone e d'estate, che è luglio-agosto, si raddoppia. Abbiamo tantissime piccole comunità di pescatori che stanno, diciamo, scendendo, stanno diventando sempre meno interessanti, meno importanti, la pesca è quella. Però abbiamo una storia importante per quanto riguarda la pesca, e la storia, la cultura è ancora molto presente. Il 60% dei visitatori e dei turisti vengono proprio per andare a vedere la gente pescare, vogliono vedere il pescatore in attività. Quindi queste sono alcune foto in alcune immagini. Abbiamo una zona, diciamo, naturalmente molto bella e quindi attira tantissimi turisti. Come tutte le siamo tutti belli. Però è molto importante fare in modo che i turisti arrivino e capiscono le bellezze che stanno guardando. Quelle sono le sfide che ci vengono poste da parte dell'industria della pesca. Abbiamo le imbarcazioni, il numero delle imbarcazioni che diminuiscono, abbiamo le quote imposte per la pesca, che chiaramente sono quote sempre in diminuzione, è sempre una battaglia nel discorso quote di pesca, e l'età media dei pescatori nella nostra zona è di circa 56 anni. E sta aumentando, quindi non è bello per i giovani andare a vedere tutti i clienti, poi anche il discorso del prezzo della pesca, che è abbastanza bassa, quindi c'è sicuramente un'opportunità enorme per entrare e cercare di sviluppare questa attività. Abbiamo un'enorme economia di turismo in Cornovaglia e abbiamo la possibilità di aumentare quello che è la consapevolezza da parte del turista di quelle che sono tutte le offerte, anche per quanto riguarda il cibo e la ristorazione. Ci sono tantissime nella nostra zona, e forse alcuni di voi l'avranno anche visto la televisione, abbiamo tantissimi chef celebrità che vanno in televisione, fanno un masterchef e tutte queste cose qui. Quindi è una bellissima opportunità proprio in questo momento, che questo tipo di
forte intervenire in questo settore per offrire i piatti tipici della nostra zona, quello che può fare il pesce. La parte legale, le politiche, le procedure, al presente non esiste una struttura chiara, diciamo, impostare il turismo, non esiste un modello sul quale noi possiamo basarci. C'è tantissima confusione per quanto riguarda le imbarcazioni. E quattro volte al discorso, quattro volte vado a pesca, quattro volte faccio perché ti rischi. E poi è un processo lunghissimo. Riuscire ad avere le autorizzazioni affinché le imbarcazioni possano portare i passeggeri. Ci sono le barriere, ci vogliono i soldi, investimenti. Però i flag possono aiutare proprio in questo settore. Ci sono anche delle sfide fisiche che riguardano l'ambiente. Noi abbiamo il discorso delle maree, siamo nell'oceano, maree di 7 metri. Quindi non abbiamo sempre l'acqua al porto, oltre non c'è acqua. Quindi non si può andare a pesca tutti i giorni alla stessa ora. E siamo molto esposti a quelle che sono il mare, l'oceano Atlantico. Ecco sì, forse le foto sono un po' estreme, però ecco, avete un'idea di quello che può succedere. Il tempo in Inghilterra, siamo in Inghilterra e è molto variabile. Parte questo è comunque possibile. Abbiamo due attività di questo turismo. Sì, questi sono i nomi delle due attività. Questi hanno creato che hanno messo la base, è un po' il modello che noi possiamo seguire per capire più o meno come muoverci. Quindi hanno iniziato l'anno scorso, quindi più o meno un anno ancora. Questa attività crea oltretutto ottime attività anche a terra, quindi fanno i tour, le escursioni all'interno dei mercati della pesca, fanno tour intorno ai porti, intorno ai paesi, all'interno dei vari paesi, visitano gli stabilimenti, visitano i negozi di vendita, di lavorazione del pesce. E siccome non possono sempre andare, diciamo, alla stessa ora a pesca, è una parte importantissima dell'attività. Quindi se per esempio possono diversificare l'attività andando a pesca magari più tardi, quando la marea si alza, e nel frattempo, mentre aspettano che la marea si alza, magari fanno i giri turistici, fanno il giro dei porti, fanno il giro dei negozi. Quindi possono adeguare la giornata in funzione di quelle che sono le condizioni sia atmosferiche che di mare. Quindi sì, se è una bellissima giornata, quindi ne approfittiamo e andiamo tutto il giorno a mare. Però se è pronto, facciamo mezza giornata a mare, limitiamo e il resto della giornata passiamo magari in paese, in giro turistico. Quindi è importantissimo essere molto flessibile e guardarci intorno a quelle che sono le condizioni atmosferiche. Questa è una fotografia. È un po' una cosa storica questa.
diversa, una parte d'arte, un pezzo d'arte, però è una parte inserita, una parte storica inserita, diciamo, nell'esposizione in paese. Quindi insieme ai tour e alle escursioni che noi facciamo proponiamo anche parti storiche del paese, della cittadina in cui siamo. Visitiamo i musei, anche i siti archeologici. Per il futuro penso ci sia la necessità importantissima di lavorare più molto vicini a quelle che sono, diciamo, le politiche di trasferimento. E purtroppo queste due cose non lavorano insieme, sono due entità separate. Quindi dobbiamo essere più coinvolti con quelle che sono le amministrazioni locali e cercare di sviluppare qualcosa che ci consenta di lavorare insieme. Identificare contemporaneamente anche alcuni porti che sono particolarmente protetti dalle condizioni atmosferiche. E far sì che quelle attività, quelle imprese in quella zona che vogliono svilupparsi siano aiutate al massimo proprio in funzione del fatto che hanno dei buoni protetti. Quindi forse da qui, da queste giornate di lavoro, potremo a casa tutti i documenti necessari e le fotografie e tutto quanto per dimostrare cosa si fa qui, quello che stiamo facendo qui, e dimostrare anche a loro il nostro coinvolgimento e il nostro voler assolutamente portare avanti questo discorso di questo turismo anche da noi e continuare comunque a condividere tutte quelle che sono le nostre idee insieme in Africa e gli altri flag. Per me è proprio molto. Volevo approfittare di questo intervento di Chris, che è molto importante secondo me rispetto al ruolo che i GAC possono avere nel piano B di cui parlavo prima, in tema di pescatorismo e di turismo. Se non abbiamo alternative rischiamo di far andare male una giornata. L'alternativa può esistere laddove esiste, scusate il gioco di parole, un sistema di offerta turistica integrato. Quindi il ruolo che il GAC può avere è nella creazione dell'alternativa. Ovviamente i singoli operatori hanno il loro lavoro da fare. Se vogliamo creare un sistema di offerta turistica integrato che sia anche gestito, quindi che possa essere programmato e mandato avanti dando delle alternative che non si sovrappongano durante il periodo di vacanza, questo potrebbe essere un buon risultato e una buona attività che il GAC può portare avanti insieme alle autorità locali che già si occupano di offerta turistica. Però senza integrazione, diciamo, l'attività è più difficoltosa. Questo può essere una idea da seguire nel nostro futuro. Ora ci fermiamo un attimo per un breve coffee break. Vi invito a ritornare nelle nostre postazioni tra 10-15 minuti.